Bentornati su un audio. In questo video vi darò un suggerimento per migliorare l'audio del vostro sistema hi-fi. Non importa se non hai componenti super sofisticati, il tuo WiFi fi ti ringrazierà comunque. Ma di cosa sto parlando? Del Puritan PSM156, il purificatore di rete d'eccellenza. Un momento, non hai idea di cosa sia un purificatore di rete? Non c'è problema, te lo spiego subito. Sicuramente avrai sentito parlare dei purificatori d'aria. Prendono l'aria inquinata e la purificano. Così ci permettono di respirare l'aria pulita senza inquinanti. Bene, un purificatore di rete è molto simile. I nostri apparecchi elettronici non hanno bisogno di ossigeno, ma della corrente elettrica. Ma non sempre va tutto liscio. Potrebbe verificarsi ad esempio un picco, che si riversa nei tuoi sensibili DAC per amplificatori, amplificatori e display video, inondando e confondendo tutto ciò che stanno cercando di fare. Per questo motivo, da New Audio sono disponibili i prodotti Puritan. Con il Puritan Treatment le dinamiche e la definizione fanno un passo avanti, così, rendendo il tuo ascolto un'esperienza molto più coinvolgente e piacevole. Prima di proseguire, apriamo una piccola parentesi: per migliorare l'audio del tuo sistema hi fi in questo video ti parlerò del PSM156, l'attuale fascia alta di casa Puritan. Il prezzo al momento di questo sofisticato purificatore è di 1.850€. Euro, ma non ti preoccupare, se il PSM156 supera il tuo budget, da New Audio sono disponibili molti purificatori, sempre dalla casa Puritan, ma a un prezzo più contenuto, come il PSM136, il Grandmaster, il PS106 e molto altro. Detto ciò, vediamo cosa fa in modo più tecnico. Il suo compito è di riequilibrare l'onda sinusoidale, CA, corrente alternata, rimuovendo la componente CC, corrente continua. Così prevenendo il ronzio del trasmettitore e consentendo loro di respirare correttamente a piena efficienza. Il PSM 156 si basa sul leggendario PSM 136. L'aumento del numero di elementi filtranti sintonizzati in modo indipendente da 39 a 52 consente al sistema di fornire una delicatezza e un dettaglio ancora maggiore, migliorando al contempo dinamica e potenza. Con ben 30.000A 30 di protezione tridimensionale contro le sovraintensioni, il PSM 156 è composto da 6 prese da 15A, ciascuna con stadi di filtraggio indipendenti, per disturbi di modo comune e differenziale, che evitano la contaminazione incrociata tra le apparecchiature collegate. Piccola parentesi, se 6 prese non vi bastano, è disponibile il Puritan PSM 1512, con 12 prese. Il cablaggio interno è stato realizzato in rame OFC argentato isolato in PTFE. Ma analizziamo più nel dettaglio ciò che ho appena detto. Il rame OFC, Oxygen Free Copper, nasce nel Giappone nel 1975. Il significato dell'acronimo sta a indicare che questa tipologia di rame viene estruso in atmosfera inerte, priva cioè di ossigeno o altri gas. C'è un incremento della proprietà di conduzione misurabile tra lo 0,5% e il 2% in più rispetto al TPC. Il processo FC, pertanto, consente di produrre cavi audio di qualità nettamente superiore rispetto al processo produttivo impiegato nel rame TPC. Argentato. Il rivestimento in argento offre un'elevata resistenza termica e di corrosione, aumentando inoltre la conduttività. Isolati in politetrafluoroetilene. etilene. Il PTFE è un fluoropolimero, molto conosciuto ed utilizzato. L'isolamento molto sottile e robusto lo rende perfetto per l'utilizzo in ambiente ad alta temperatura o per applicazioni con requisiti di peso o dimensioni ridotte. Nel pacco, oltre al PSM 156, avrete in dotazione un cavo di rete con tecnologia dissipativa sviluppata dalla Puritan. Questa tecnologia che li rende unici fornisce una barriera di schermatura dissipativa. Ma prima di proseguire voglio fare una piccola precisazione. L'EMI è l'energia che provoca una risposta indesiderata a qualsiasi apparecchiatura e può essere generata da vari motivi. Il più grande problema sono le situazioni sporadiche che degradano lentamente il tuo impianto. Fatta questa precisazione, vediamo come funziona questa tecnologia. Attraverso molteplici percorsi di attenuazione, le interferenze che bombardano il cavo vengono assorbite e convertite in microenergia termica, impedendo alle EMI di raggiungere i connettori interni ed evitando lo scaricamento sul piano di terra del sistema. In poche parole, a voi non resta che sedervi e godere del vostro sistema wi fi intanto il purificatore si assicurerà che la corrente non faccia brutti scherzi. Inoltre, se il cavo in questione non si abbina al vostro sistema o è troppo corto, è disponibile nella versione di 1m, 1,5m, 2m e 3m, o lunghezze personalizzate con connettori C7 c C Standard o C19 con tipi di spine europee, americane o anche del Regno Unito. Se avete delle esigenze più particolari, su richiesta troveremo una soluzione ideale per voi e il vostro sistema FI. Se siete ancora incerti, il PSM 156 ha ricevuto molte recensioni positive ed è stato premiato con 6 Lune e Blue Moon. Invece, come prodotto del decennio, è scelta dagli editori da Stereo Times. Il video finisce qua. Questo era un suggerimento per migliorare il suono del tuo sistema hi Se sei interessato all'acquisto o hai bisogno di ulteriori informazioni, vieni da Noi Audio. Se il video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video.